ci sia un posto al mondo dove è giusto ricordare Roberto è questo, perché veramente questa era casa sua, nel senso che so che giocava con 3 squadre diverse, almeno quello che sappiamo noi, secondo me erano di più, perché non... E niente, quando stava qui sopra si vedeva che era felice, e veramente a me sembrava felice sempre, perché aveva sempre un sorriso. Io non l'ho mai visto arrabbiato, non l'ho mai visto discutere con qualcuno. Io non credo che sia bisogno di dire tante parole, anche perché Roberto non era un uomo di grandi, di tante parole. E era di un grande cuore, grazie, delle parole che se lo meritano. Un applauso. Grazie. Grazie, intanto grazie a tutti. Proprio tanto, tanto. Ma non è facile dire una sola cosa, lui faceva tanti sport, tante cose, quindi non è proprio facile dire solo una cosa, perché ci sono andate veramente tante. Roberto per me era un grande amico, voi, anzi, a tutti quanti voi. Niente, appena ho buttato, diciamo, il messaggio, questo è il risultato. Grazie Roby. Perché abbiamo pensato che durante questo momento era giusto, tra virgolette, raccogliere qualche soldino, sì, ci piaceva, raccogliere qualche soldino e devolverlo a qualche associazione, ecco, che ne potesse fare buon uso. E noi abbiamo pensato, insieme a Domenico e gli altri, a un'associazione che adesso sta veramente, mi diceva, e sono parecchi anni che stanno mettendo su, un luogo dove questi ragazzi si possono incontrare, possono svolgere attività a loro favore, e che è l'associazione Arda, cioè la sezione di Vasto. Grazie a tutti voi, volevo spendere 2 parole per il dottor Puzzelli, che io conoscevo a livello medico perché mi seguiva Lorenzo, e gli devo tanto perché gli ha fatto passare la paura dei camici bianchi. Io ringrazio tutti e vorrei esprimere un pensiero molto semplice. È bello vedere, no? Il fatto che siamo tutti qua. Quando uno nella vita semina bene, questo seme continua a crescere anche quando non c'è. E io penso che questa situazione sia la prova evidente di quanto Roberto abbia seminato bene in questa vita. Uno, due, tre. Ciao! Ciao.